cosa ci fa Android e lui su un netbook? Ve lo spieghiamo subito. Questo netbook in realtà è il nuovo EEE Pad Transformer di Asus. Transformer perché è un trasformista. Nella parte bassa c'è batteria, connessioni, c'è un USB da questa parte e tastiera. Nella parte alta c'è il monitor, la videocamera e tutta la logica. La logica, ovvero un processore Tegra 2, memoria integrata, i comandi e il display, può essere staccata. C'è un blocco di sgancio e voilà, ci troviamo in mano con un tablet dual core potentissimo, simile con la, attualmente c'è su Android 2.2 Froyo, ma in futuro, cioè quando verrà rilasciato, ci sarà già pronto Honeycomb. Un tablet funzionale, adesso anche in questo caso qua l'interfaccia non è rapida e immediata perché si tratta ancora di un sistema operativo in beta. Però alcuni elementi sembrano effettivamente già del nuovo sistema operativo Android, perché abbiamo già visto questa interfaccia qua, visto alcune cose da provando il tablet Motorola. Probabilmente i produttori stanno iniziando ad adeguare le interfacce per essere pronti quando verrà finalmente rilasciato il nuovo sistema operativo. Vediamo se riusciamo ad avere altri dettagli. Queste sono applicazioni ovviamente customizzate direttamente da Asus. Anche le icone sono state customizzate. Ci sono su una serie di tool di test, perché si tratta ovviamente di un dispositivo che è ancora un sample, un demo. C'è sull'applicazione di Kindle per leggere ebook. Bene, direi che con questo Transformer è tutto.